Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Riconosciamo che siamo peccatori e chiediamo l'aiuto della Madonna per essere attenti alla chiamata del Signore e cambiare la strada. Chiediamo la misericordia di Dio. Così possiamo presentare a Lui le nostre intenzioni. Confesso a Dio Onnipotente. E supplico la Vergine, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, o i fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci ha dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera pienezza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo. Ma anche lui finì male. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora, perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinare loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
cosa ho chiesto al Signore? Abitare nella sua casa. Una cosa ho chiesto al Signore. Abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore. Abitare nella sua casa. Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedevano i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese il pane e, dopo aver reso grazie,
li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pesci avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pesci dei 5 pani d'orso avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. La parola chiave della prima lettura d'oggi è che, all'esempio dei discepoli, noi anche dobbiamo sacrificare qualcosa per il Signore. Essere disposti, diciamo, a subire offese e oltraggi nel nome della fede. Ma non possiamo arrivare a questa tappa se non abbiamo dentro di noi lo Spirito Santo, che è il dono più grande, un regalo più grande che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa dopo la risurrezione. Il merito del Vangelo d'oggi è di ricordarci che dobbiamo compatire alla miseria degli altri, avere gli occhi aperti come quelli di Gesù. Non soltanto Gesù insegnava, ma aveva questo cuore di compassione verso i poveri, verso i suoi figli che noi siamo tutti, i suoi fratelli. È per questo che ha dato da mangiare, perché c'era questo bisogno. Per dirci che dobbiamo dare il nostro piccolo contributo per la nostra salvezza. Ha potuto chiedere ai suoi discepoli: ci c'erano i pani lì? E quando ha trovato i pani, a questo momento ha dato da mangiare. Posso permettermi di dire che, come aveva detto San Agostino, Dio ci ha creati senza noi, non ci salverà senza il nostro piccolo contributo. Dobbiamo contribuire assolutamente. Chiediamo a Dio, tramite la donna nostra mamma, il coraggio dei discepoli, perché possiamo anche testimoniare della risurrezione di Gesù ovunque. Chiediamo anche questo cuore di compassione e preghiamo per tutti i poveri di questo mondo, gli affamati soprattutto, e ce ne sono tanti. Oggi ci sono tante persone che girano a causa della guerra, non hanno niente, allora che nessuno tra di noi è povero che non ha da dare, e nessuno
né ricco tra di noi che non ha bisogno di chiedere qualcosa. Apriamo i nostri cuori a Gesù misericordioso. Apriamo i nostri cuori alla Madonna e impariamo da loro come vivere e compiere la volontà del Signore. Che la Madonna che ci ha chiamato qua, noi tutti quanti, sia il nostro aiuto. Così come lei, possiamo noi anche con il nostro sì, come l'ha fatto lei, compiere la volontà del Signore. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genetrice del suo figlio. Preghiamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria, ascoltino, animo e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo, Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare, nella tua misericordia, i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò l'inizio della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice
rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore unico con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Beati Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da un turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede alla tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con grande gioia scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare a noi, ma di soltanto una parola che io darò.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. A conclusione di questa Eucaristia, il Presidente benedice ora gli oggetti religiosi perché diventino segno reale di crescita nella fede, di fervore nella preghiera. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei beati Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, rivolti all'immagine della Vergine di Fatima, recitiamo con fervore la preghiera giubilare di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul mare, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te ti affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.